vero? Sì. E ho anche lanciato lo tamburo. Eccoci Peggy giunti due. Con nuove avventure. E su Peggy 2 facciamo subito play. Siamo in tantissimi oggi. Allora, prima di tutto io ho già comperato due nuovi aspetti. Un nuovo aspetto. Che strano, non l'avrei mai detto. Allora, io prima ho preso. Ma due ce ne sono e le hai comprati già tutte e due. Ne ho comprato uno, l'altro non me l'ho ancora comprato. Uno a me, allora. Comprerò. Non regalo niente a nessuno. Uffa. Perché siete antipatici, non meritate niente. Però avete fatto play, io non vi vedo, aiuto. Io vedo tre persone, ma credo che anch'io abbiamo fatto play. Persone. Ora vedo più persone. Ne vedo sei adesso, ci siamo tutti? Siamo tutti quanti! Ok, allora votiamo il primo capitolo che è la Halley's. Halley's. Credo vuol dire significhi vicoli. Vicoli, vicoli, quindi si inizia con nuova mappa. Io sono forte. Cosa stai dicendo che è appena uscita? Cosa stai dicendo? Io sono forte, me la sento forte. È deficiente, questo qua è deficiente, non è possibile. È un imbecille. Spero di uscire io perché vi apro come delle noci se esco io, guarda. Sono carichissimo, incredibile. Allora, vediamoci, stiamo tranquillini. Quando parlate insieme mi viene un attimino l'orticaria a me, lo sapete, vero? Sì. In realtà stiamo fomentando la tua cattiveria da mostro. Ah, ok, spero di uscire io allora, perché altrimenti è un problema, non la posso sfogare. Ma c'è anche Chico in questo video, sei andato a fare una pennichella. Buongiorno! Stai pensando, sono io. Vedi, non va mica bene questa cosa. Adesso Chico sei morto, ti ammazzo. Ma perché io, scusa? Perché non, perché hai fatto schifo? Hai fatto schifo. La storia. Allora, Doggy. Bene, detective, sarà qui, insomma, ha fatto proprio bene ad arrivare. Che cacchio dicono? Le mie investigazioni mi hanno portato in questo posto. Adesso sono io che sono per tu fan del detective. Sono sicuro che lei è qui. Ah, ma io ovviamente lei? Non me ne frega. Ah, che ne so, staremo cercando Pig, come si chiamava quello lì? Il maiale, vi ricordate? Come si chiamava? È stato rapito Giorgio, ma l'avevamo recuperato. Quindi un altro maiale, una maiala. Magari stiamo cercando la patata, la moglie della patata. È Miss Patata, è vero? La Miss Patata, sì, potrebbe essere. Intanto io sono un procione lestofante. Bellissimo. Ma il procione. Ma sei partito per caso? No, ancora no. Sto per arrivare però. Tanto funziona allo stesso modo, mi sembra di capire. Il procione lestofantone col suo piede. Sta arrivando di porco. Il procione lestofantone. Ma guarda, sei un imbecille, un beota. Senti, ti porto dal culo, dai. No, perdonami, dai. Voglio te. Per tutti noi. Devi morire, dai, Chico. Nell'altro video ti ho salvato, dai. Oh, vai, nell'altro ti video? Dai, quale sì, sarebbe? Quello di Simpson, vedi, sono tre volte, ti ricordi? Il video dei Simpson, è vero, è vero. Sì, è vero. Sì, hai ragione. E effettivamente Chico è stato buono nei miei riguardi, quindi devo essere buono nei suoi. Oh, io vi do un avvertimento soltanto, vedo che sei qui dentro, uno bravo. Qui dentro. Okay. No, Chico non hai capito niente. Allora, dai, Piggy nuovo, regole nuove. La regola nuova è che io giocherò cattivamente, quindi non avrò pietà. E allora prendilo. Perché c'è tradimento. Mario che mi borbotta nelle orecchie. Mario, se lo fai un'altra volta, non ho altro da fare proprio che venire a casa tua e devastarti il bagno. Cioè, ma l'unica cosa. Insieme. Guarda che imbecille, guarda che deficiente, guarda che stupido. Stavo passeggiando per i fatti miei, dai. E invece no, non funziona così. Non funziona. No, siete morti, basta, no, devo fare il mio primo sangue. Mario. Non esiste, no, devo prendere testa, mi dispiace. Però del resto c'è gente qui, c'è, mi state distraendo. Cicchetto! Ma stai scherzando? Ma hai detto che mi lasciavi stare? Quando mai no, hai sentito questa cosa? È orribile. Ma l'hai ucciso? Ma sì, l'ho massacrato, l'ho proprio... Sei bravissimo, Lion, un applauso. Grazie. L'ho aperto in quattro e ci ho sputato. Che schifo! Ah, un imbecille metal mavio, un asparago merloso. Ah, no. Fammi fare una cosa qui con una trappolina bella, una trappolina docile. Mi chiudi dentro e questo mi incattivisce un po' di più. E Mario sta continuando a borbottare. E Alex è un idiota. Ma ero dietro le colonne. Ah, è strano che io t'abbia visto, vero? Strano. Sì, è stranissimo. Scusate, potete evitare di essere delle seghe in questo gioco? Grazie, Alex. Magari. Ma io sono sempre stato. Guarda che, ma cosa stai facendo? Ma che devi fare? No, non è possibile, dai, fate schifo. Dai, ma devi trovare le parti per uscire, no, Mario. Non stai servendo niente. Tutti. Mario non sta. Ma no, ma mi manca questo scemo di Mario che c'ho qua davanti. E poi. Guarda, ho trovato una chiave. Però è stupido. La è prima tonto. Cosa che ho trovato. Mario la prima, è tonto. È tonto come una pentola di castagna. Una cosa. Boh, io non mi spiego come sia possibile. Chi rimane? Solo Anna. No, assurdo. Anche io. Anna e Stefano. Ok, Stefano, vedi? Questa è la tua occasione venderemo di dimostrare. Venderemo cara la pelle, procione. Sì. Urlami nelle orecchie di più, Anna, che non mi è bastato un po' di più. Va vai, bene, ce la fai. Vuoi che urlo di più? Deficiente apocalittica. In ogni caso, Stefano, io dimmi, ti dico, questa è la tua occasione di diventare l'eroe della situazione. Tu potresti far vincere, e invece sembrerebbe che non sia oggi il tuo momento. Non è vero. Sembrerebbe che non sia il tuo momento perché oggi. Perché preparo un
manicaretto qui. Un manicaretto. È un bel manicarettone per me, Stefano. Un bel manicarettone. Io metto un po' di trappo. Mi nasconderò in questo buco. Sì. Bravo, non si può entrare, chiuso. È un vero peccato, mio amico puffettoso. Ti aiuto. Vieni qui, che sei morto. Una porta strana, piglia sta mazza. Ma come hai fatto ad aprire la porta così? Cioè? Tra capo e collo. Bene. Rimane soltanto un avanzo di galera. Una persona che oggi si è messa in testa che mi deve fare irritare, perché tutto il giorno che combina disastri uno dietro l'altro. La signorina Anna. Buongiorno, signorina Anna. Salve, ha qualcosa da dire a riguardo? Sì, dica lei, perché ho parlato. Non lo so, lei io sto no. passeggiando sì. per i vicoli. Vorrei andare a mangiare qualcosa al ristorante, poi comprare una TV. Ascolta, imbecille, visto che siamo qui per... No, ma dai! Io non ho parole. Voi siete figli di falegname tutti quanti, probabilmente, perché siete delle seghe gigantesche, cioè... Una cosa veramente, Anna, ti prego spiegami cosa è successo, perché lo vorrei non sapere. Non aspettavo di trovarmi di davanti. Riproviamo, magari questa volta siete, magari sono io uno di voi e riusciamo a finire la mappa. Dai, ce la dobbiamo fare. Alla seconda che... volta la mappa finita, è impossibile, penso. No, si può fare. Certo, se Alex cerca con di nuovo squadra... di nascondersi. Scusa? Con me in squadra so forte, no? Capito? Quel senso. Non registriamo più, basta, finito, perché un imbecille del genere io non... Perché? Cioè mi fa le finte sto cretino del cavolo. Mi fa le finte. Ma che finte? Ma mi fai dire cose. Hai iniziato e ti sei fermato a metà della tua rantevosa frase. Ma sei scemo. E suspense. Ma te la metti nel culo? Suspense. Dai, oggi me ne stavo facendo dire una ogni tre minuti. Cioè, allora, elenchiamo. Alex si è nascosto dietro una colonna e poi si è spostato. Nascondiglio. E poi si è spostato continuando a pensare che la sua panza rimanesse dietro la colonna e quindi lui continua a essere invisibile anche uscendo da dietro la colonna. Bravo, funziona esattamente Grazie. Così, Alex. Poi, Cico non ne parliamo. Cico, c'è un altro tipo, sacche, cioè, tu sei uno scalpello, lì. Tu sei uno scalpello. Adesso il pighi Alex, quindi tranquilli che andrà facilissimo, sarà semplice. No, ok, la finiamo, scappiamo, tutto bello. Poi abbiamo Anna che probabilmente sta mangiando, sta deglutendo, non lo so cosa stai combinando, ma perché? Tu parlare non sai parlare oggi, è assurda questa cosa. Cioè, spiegami, ti prego, come è possibile. Che ho fatto? Non ho capito che ho fatto. Ma stai parlando mentre i deglutisci, sembra un tacchino. Ma mi stavo strozzando, porca miseria. Ma non ti strozzare, allora cosa mi chiedi cosa hai fatto se lo sai? Dai! Anna! Ma non pensavo che si percepisse così tanto. Io percepisco tutto, c'ho le orecchie da percepisco. Percepitore. Poi abbiamo Mario che fa le finte di parlare, altrimenti non parla. Fa solo le finte, dice le frasi a metà, poi quando non c'entra una sega, lui parla, attacca a parlare, non dice niente non e poi si ferma. Più. No, fermati a metà della frase, mi raccomando, ma non parlo. Bravo, perfetto, perché è così che fai te, precisamente così, amico dell'intruso maledetto. Vedi, tu ora ordinato... arrivato nei vicoli. Cos'è che vuole questo? Cosa adesso? Cosa detto i vicoli? Volevo avvertirvi che sono arrivato anch'io. Io non ci credo. No, no, comunque. Non è possibile comunque. Cioè. Questo è un incubo, non va, è va, vai via, vattene via, vai, che non è possibile. Ma allora, poverino, doveva annunciarsi in qualche modo. Poi c'è Stefano, che volevo dire. Io sono il migliore. Ero arrivato a Stefano. Poi c'è Stefano che poteva essere la sua chance di essere un eroe e invece non lo è stata, chiaramente, ma per il resto... Il buco era aperto, lo giuro! Il buco era aperto, va bene. Cico, troviamo dove si mette questa chiave, magari troviamo un buco aperto. Che colore è la chiave? È gialla, Alex, levati dalle palle, dai. Non te lo voglio dire un'altra cosa, cioè non ti voglio vedere. Dai, okay? Alex, dai Alex, vai via, io devo aprire la chiave. Allora Alex, sai benissimo qual è la regola, tu puoi prendere chiunque, ma non me per primo. Va bene, cioè, posso prendere qua. Cico quindi? La, io ho la chiave certo. Gialla, apre una cassaforte, io ho la chiave viola che ne apre un'altra, che faccio? Aprila, dai, sta cassaforte, okay, dai, non l'apro. Ti posso trattenere. Però ti ho detto fai questo, no? Non finisci il Raga, gioco. Ma aiutatemi, vuole far fuori. Assolutamente non riceverai nessun aiuto da noi. Cico, dobbiamo trovare dov'è questa cassaforte dov'è gialla. Cassaforte, Anna, dov'è? Ha fatto fuori Mario. Grazie per il vostro aiuto. Ma è morto proprio qui. Sì, tipo qua. Andiamo. Allora, Cico, dobbiamo trovare questa cassaforte gialla. Hai qualche indizio? Ma c'è l'elefante dietro, non te lo volevo dire, però te l'ho no, detto. Alex, se tu mi prendi per sbaglio. Devo prendere Cico. Ma guarda, se tu prendi me, che è meglio. Io ti stacco le gambe, lo sai, è una cosa bruttissima. Oh, sì, una chiave viola. Oh, una batteria, oh, assurda. La chiave viola l'ho già usata io, t'ho detto. Ah, Anna, ci fai trick. Le forbici, le forbici. Qui, le forbici sono qua, vieni. Amici, io sono morto, giusto per avvertirvi.
Dai, che triste vita. Che triste. Vabbè, ma le forbici non sono state usate, o sì? Cioè, sì, no, non sono state usate, mi sa. Invece sì, ce la porta aperta. Dovete togliere i cosi con le corde, con le forbici. Chi ha usato le forbici? Sono stato io, te. E quando lo dici? Ma stavo per dire, papà mi ha ucciso. Dai, che schifo, Stefano! Che schifo! Le ho accusate e poi sono morto subito. Ma magari, visto che Anna ha detto prima, magari potevi fare qualcosa di buono nella tua vita e dirlo anche tu, non credi? Eh? Scusatemi, non lo faccio. Dai, che sega che sei, non è possibile! Stefano! Ma mettiti le mani nel sedere e non fare nulla allora, no! Dai, vieni qui e rompe le palle, non è possibile! Ma sono scarso, picchi! No, sei scarso nel vivere, non è possibile! Dai! No, oggi veramente sto picchi 2 non ci giochiamo più. Fa venire i 5 minuti, ma vi ci mettete l'impegno. È bellissimo. Questa sta andando in giro con uno scopettone. E sono 3 ore che cerco di dirti: c'ho una scopa, vieni che asciughiamo il pavimento. E dillo, come Stefano che cercava di dirlo. Poi nell'indecisione ha tagliato tutte cose con le forbici con la punta arrotondata. Ma perché le forbici a me non vanno date in mano? Certo, perché sei scemo. Giustamente. Allora adesso Alex stai zitto. Eppure Mario. E vattene. Eppure Mario! Il codice! Ricordati il codice, vedi? C'è un solo un 6, Cico. Cosa mi devo ricordare? Il 6! Ok, l'ultimo numero è 6. No, dai, senti, Alex, scusa. Cosa stai... 5 e puoi andare tu! Te ne devi levare dalle palle! Ma non è giusto così! Oh, sei ancora davanti a me! Ma fai prendere qualcuno che dice che gioco a fare io! Vai in un angolo e divertiti! Non vado a piangere in un angolo! Oh! Speriamo tu pianga tanto, che ci anneghi nelle lacrime. Ma poverino! Oh, ti voleva prendere, poverino. Poverino nulla, è il piggy va trattato male. Lion, se gli piace. Vuoi ti trovo la chiave azzurra. Guarda, io a te non so, guarda, non so se ti voglio più, veramente. Bravo, vai sopra, gira a destra la chiave azzurra. L'ho trovata da solo, l'ho trovata, prima di tutto. Adesso trovami dove si usa più che altro, perché non è lo so. È qua fuori. Andiamo, allora portami, forza. Vieni, guarda, allora è qui, esci, sulla sinistra. Che fastidio. Alex. No, vado nell'angolo, ho capito, scusa. Alex, se io ti vedo di nuovo, mannaggia me, ti tolgo l'amicizia. Per così. Sempre, per sempre, proprio che non avrei... Oh, il primo numero è 3, Cico, 3. Come 3? Ah, ma sono 3 pezzi di numero, io pensavo sono forse 6. Bene, Cico è un imbecille, alla grande. Inizio a mettere? Allora, il primo era 3 e l'ultimo 6, se non ricordo male, giusto? Sì, poi sì. Di mezzo era 6, no? No, l'ultimo era 6, Anna non sa niente, mamma mia. Il 3 è il primo o il secondo? Il 3 è il primo, Cico, il primo. Ok, il primo. Anche quello in mezzo. Provali tutti, Cico, provali tutti, facciamo bene, prima. No, ce le falte, nelle falte. No, allora Alex! Dai, basta, non gioco più. Ma sarà meglio. Vieni via con me. Sei un inutile, Alex. Vado con Mario. Vai con Mario nel reame dei morti, che sicuro ci si diverte di più. Ma non ce l'hai ancora la chiave gialla? Io non so più neanche cosa c'ho, guarda. So che questa modalità di Piggy mi ha rotto. Ce l'ho io la chiave gialla, ce l'ho io. Era più bello Piggy 1. Ma ho trovato. Lei vieni con me. Sì, va bene. Ancora? Te ne devi andare. Non l'ho visto. Andiamo, Cico, forza. Brighiamo. Vieni qua. Seguitemi, vabbè, decidiamoci, mi porto la cassaforte gialla. Che pizza, ma le batterie, abbiamo 2 minuti e mezzo, le batterie abbiamo capito dove si usano, sì, oppure no? Dal poliziotto all'inizio. Ok, quindi prima andiamo alla cassaforte, magari c'è un'altra batteria, ok? Io e poi andiamo alle batterie. Un'altra nella cella frigorifera. C'è un cacciavite, questo serve. Allora io prendo il cacciavite e voi le batterie, ok? Lo vado a dare al poliziotto la batteria, va. Andiamo a dare al poliziotto. Andiamo tutti dal poliziotto alla batteria. Ma tu Anna hai una batteria, perché secondo me... Certo che ce l'ho. Mi sa che gliene servono tipo 3 o 4. Alex, se io ti vedo, c'è un elefante imbatto, davanti al poliziotto. Non mi sto per imbattere in te, vero? Ok, meno male, perché mi sarei potuto imbattere. Vai, dategli le batterie. Che interessante prospettiva. Facile, bro. Puppa. Una bella batteria come supposta. Mettiamo la batteria, sì. Sì, suppostone. Scusate un attimo. No, non vale così. Stai zitto e goditi la tua batteria. È pieno di batterie, Cico, prendi un'altra. Vai, dagliene un'altra. Ok. Ma noi con sto cacciavite invece lo sai che... Lo so io dove serve il cacciavite, vieni con me. Conducimi. Alex, si è tipo liberato, tutto buggato, mi ha ucciso. Cico, scusa, è probabile che tu sia una sega rotante, ma forse non te ne sei accorto. No, è assurdo, questa cosa. Comunque qua. Il codice è 356, Anna, dobbiamo metterlo. Metto subito il 5. Ok, alla grande, siamo fuori, mi sa. Wow! Oh, guarda, è questo, che cos'è? Alex, vattene. Oh, ma cos'è quel coso? Hai visto? C'era una volpe che ha saltato le barricate, pazzesco. Ci
ci adesso servono le forbici. Sì, però io non mi ricordo dove erano. Qualcuno si forse ricorda? Forse io me lo ricordo, bisogna tornare le di avevo qua. Io. Bravo Stefano, tu sì che sei uno utile, che poi te le sei ficcate. Dove non batte il sole, le hai perdute queste forbici. Manca maledette. Manca un minuto, correte. Dai, mo, dove le troviamo? No, non ce la lo facciamo. Lo so io, lo so io, le sto andando a prendere, ci sono quasi. Ma se non mi... Guarda, ma che... perché mi molli? Manna! Porca miseria! Ma non lo so, ti ho perso, stavamo in giro. Mi insieme. Hai perso perché mi hai mollato, non dici dove bisogna andare, mi molli. Okay, dove sei? Aspetta. Torna alla lavanderia, sai dove è la lavanderia? No, ovviamente, non so dove è nulla. Dai, di niente. Dai, dove ci sono le lavatrici? Ok, ho trovato io le forbici, sono il migliore. Sono proprio... sì. Allora io prendo la chiave argentata. Queste forbici, tra l'altro, sono pure meglio perché queste non hanno la punta arrotondata, wow. Serve la scopa, prendete la scopa. Serve la scopa, Anna. Non Mario... so dove sia la scopa. No, non vinciamo, non vinciamo, non vinciamo. Cioè io posso tagliare qua, ho ma è vero serve... scopa! Anna, hai 20 secondi, corri, dove eravamo prima? Serve la chiave argentata! E che cacciavite, che cacciavite! No, raga, è broken! Sì. Alex, ammazza Anna, puoi farlo, tanto okay, non possiamo vado. Vincere! Sì, vai, sì, vai, sì. Elefantino rosa del... Barl! Vai, stura, stura dura ovunque vedi, vai! Sì, sì, sì! Stura dura! Vai, l'ho asciugato, prendi la chiave argentata! Non ce l'abbiamo la chiave argentata, Anna! Però sì, Alex ha perso, sì, perché non ha fatto in tempo, quindi è un piscialletto! Bene, vogliamo fare un'altra partita dove finalmente magari vinceremo. Questa volta sarà la partita determinante. Perché Alex non sarà il mostro, quindi già questa è una buona e cosa. E sai, magari è possibile che sono ancora io. Ma io posso scegliere chi deve essere il mostro. Ma infatti davvero? Sì. Eh sì, certo, perché ho sempre i comandi. Wow, questo ma è bello. Ma poi scegliete stesso se dobbiamo vincere. Anche questo è vero, però a me piace molto più che vincere. A me piace rovinare farmi il gioco perdere agli altri. Sì, perché lo meritate, cioè sei c'è molto tipo... buono oggi. Grazie. C'è Anna che mi ha fatto irritare, raga, oggi come boh, veramente non si sa come sia possibile questa cosa, eh. Cioè Anna, boh, spiegami qual è la ricetta per farmi non parlare mai, ecco quale, vedi? To. Anna! Ma allora... perché? Perché fai così? Perché ti fai una domanda e ti rispondi da ma solo? Ma perché tu io non parli? Non parli mai! Anna! E che di nuovo facendo? Niente, non è possibile. Non è una presa in giro, è uno scherzo. È uno scherzo. Tutto è uno rotto, scherzo. Tutto rotto. È una candid camera, Anna. C'è anche il cane che tira calci alla porta. Sta sognando di correre. Sta a fare un disastro. Creatura. Anna, devi parlare. Ma sto parlando. Ma dire delle frasi, però. Sei fastidiosissima. Ma com'è possibile che sia uscito te? Ma l'hai scelto da solo. No, questa qua sta giocando un'altra partita. Non è possibile. Ma pensavo che non lo avresti fatto. No, no, raga. Boh, qualcuno la può adottare, sta creatura, perché io non può voglio più rimanere. Ma vorrei vedere, ma chi la vuole? Cioè, è tutta scema. Anna, che ti è successo? No, è morta di è nuovo, offesa, andata. È offesa. Andata. Non parlo più. Non perché vale infatti fino ad ora hai parlato un sacco, no, hai detto un sacco di cose intelligenti. Al signor Doggy, ecco. E il cane ha anche fatto una scorreggia per coronare Bertol. Niente. Che puzza, porca miseria, dai, che vita miserabile. Poi c'è Mario, che ogni tanto decide di andare in Cile e di parlare da lì. Ma tu lo sai che c'hai parenti là. Però lasciando il microfono qua in Italia, quindi dal Cile all'Italia deve urlare un po'. Poi c'è Stefano che usa le forbici perché lui piace fare gli art attack, no? Mi hanno educato da piccolo. Sì, quando vedi un paio di forbici tu non ti sai tenere, no? Poi c'è Chico che è una pippa colossale. Mi spaventi sempre a fianco. Ma come fai? Forse perché tu sei lì, non so cosa devo fare. Ma poi vogliamo parlare del mio amico Alex Nauz, che è un cretino. Una colonna. Veramente, che io non so perché ho avuto questa sfortuna di ottenere lui come amico alla fiera degli amici. È stata una cosa. Anna è di nuovo andata addormentata di nuovo perché tanto alla fine. Ma detto, io sono bene, offesa, così. Non parlo più. E sono no, tu parli perché non hai detto un piffero dall'inizio del video ora. Quindi parli. Prego, Anna, dimmi cosa stai facendo. Te l'ho via. Detto, sono vicino al signor Doggy. Oh, santa Maria, che ma fastidiosi. È là. Al signor Dog, no, devi giocare perché loro non sanno fare niente, così magari ma vincete. Ma secondo te il codice è lo stesso di prima? Non credo. Proviamo. Stefano, però, in compenso no, Stefano scusami, è la stessa pippa no, di prima. Non venite, aspetta un po'. Detto. Aspetta un po', tagliamo un no, po' gli angoli. No, no. Ottimo momento per aggiustare il codice a Metal Mario. Sì, sì, bene, proprio bravo. Ottimo. Anna, no, di nuovo addormentata. Ma chiuso la porta. Non ti voglio parlare. Parla, infame, parla. No, mi fai sgolare. Non posso scappare, perché che faccio? Finisco sì, il livello puoi. Senza di te. Potete così poi tu dici, sì. Oh, hai finito no. Senza di me. Sei ti proprio un mostro. Ti ho dato il permesso. Parlo. Ti ho dato il permesso di finire senza di me. Non lo voglio finire. Fermo qua, ti posso offrire. No, no, aspetta un attimo che adesso devo... Ma è devo, la mappa devo, che è rotta comunque, beccati, è troppo facile. Anna, vieni qua, beccati sta ammazzata perché tanto non puoi... No, 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 non puoi... Perché Anna, non ci posso? No! Con quelle ore... Sai
perché non allora, ci passi? Le botole di sto livello sono buggate perché non ci passo. Tu non ci passi perché c'hai la deficienza che sporge. Tipo un corno. Ma come, dai, no. Va bene, come un unicorno. Non gioco più, ciao. Ma vorrei vedere, porca miseria, non hai fatto niente tutto il tempo. Vado, ciao. Ecco un altro che si nasconde dietro le colonne. Perché funziona addirittura. Cioè, sto piedi, allora, non facciamolo più. Provato. Non facciamolo mai più perché è fastidiosissimo. Cioè, raga, non un altro che va nella trappola della botola invisibile. Cioè, se non funziona, Ste, non funziona, è inutile che ci ritorni, ma mio Dio. Ma sono più snello. Sì. Dai, vabbè, oggi è andata così. Oggi è andata così, è andata così. Chiudiamo tutto. Chiudiamo basta. Tutto quanto perché no, non è possibile. Ma io sto vincendo, dai, lo chiudere, sto vincendo tantissimo. Davvero? Stiamo vincendo io e Cico. Mamma di brutto, ma io chi ho è vivo? Adesso. Stefano è ancora vivo? No, Stefano. No, mi ha ucciso. Ah, l'avevo dimenticato. Quella schifezza di Anna invece è viva ancora. È ancora viva, purtroppo per noi è ancora viva, è ancora in vita, presente nel mondo. Mario, vieni qui. Dai, non sono io, morto. Mario devi morire. Mario devi morire. Mario. Lo so che non è Mario. Mario Cico, Mario. Qui. Mario vieni qua, Mario Cico. Mario Cico. Dai, ma entra nel buco, maledetto. Si è spostato palesemente. Alex Naus, sai già come deve andare a finire, non puoi vincere da solo, sai benissimo. Vieni qua subito, Alex, subito, Alex. Alex subito, qua in mezzo alle macchinine. Non lo so. Ma va bene, non me ne frega. Anch'io sono nella macchinina. Dai, perché Alex è così stupido? Non so se posso. Sono dietro di te. Ecco, eccolo qua. Vieni qua, piccolo Alex. Prenderò cara la pelle. Alex. È un piccolo cieco. No, uccidimi, scherzavo. Abbracciami. Bene. Per questa volta ci fermiamo. Piggy 2 non mi è piaciuto tanto. Però magari la seconda mappa, quando la metteranno, sarà più carina. Non lo so. Per questa volta è tutto. E da Lion e gli altri, out.